Allora, intanto vi ringrazio per la puntualità. Questo incontro che aveva nelle intenzioni da tuttora una valenza, un significato di tipo seminariale, non è un incontro col pubblico, non è un incontro né una conferenza stampa, ma una dimensione volta alla riflessione su un tema di, credo, di qualche attualità. A che punto è la legge elettorale e che visione, che punto di vista possono articolare tutte le forze politiche. Quest'oggi sono presenti i capigruppo e i portavoce delle componenti che si trovano nella terra di mezzo, che non sono né PD né Forza Italia né 5 Stelle. Quindi questo mondo intermedio che in questo momento la presenza degli autorevoli colleghi quest'oggi, che ancora ringrazio, significa una portata di più di 90 deputati, quindi non è una presenza di poco momento a Montecitorio, una riflessione però che insieme non è mai stata compiuta. Per la verità il titolo che avevamo trovato era ispirato ad un romanzo di Fruttero e Lucentini del 1979, A che punto è la notte? Perché in qualche modo si può dire che si continua, almeno nel dibattito pubblico, c'è una sorta di parossismo dell'attenzione sulla legge elettorale ed una insufficienza invece di prodotto sulla legge elettorale stessa. Per cui, peraltro, credo che stia nelle cose, la legge elettorale è la madre di tutte le battaglie, è lo strumento democratico per eccellenza, per un soffio non entrò nella Carta Costituzionale come indicazione di inamovibilità, per cui se all'epoca avessero inserito il sistema proporzionale così come veniva chiesto da molti, da Mortati fino a Giolitti, noi oggi per cambiare la legge elettorale avremmo dovuto mettere in campo una procedura tipo quella del 138 e probabilmente negli ultimi 15 anni non avremmo avuto 4 leggi elettorali dimostrando di essere il paese più affezionato ai mutamenti delle regole del gioco di tutto il mondo democratico. Ciò detto, vado subito in tema dicendo il mio ruolo qui oggi è solo quello dell'introduttore che viene svolto da chi, svolgendo questa funzione di capogruppo del misto, non ha una connotazione identitaria. Naturalmente io ho opinioni molto precise, ma non ha una connotazione identitaria all'interno di una forma partito. E quindi solo per questo mi sono permesso di farmi come dire, promotore di questo incontro. Noi abbiamo un problema serio, una commissione che sta lavorando in modo più che dignitoso. Il Presidente Mazzotti di Celso ha sviluppato tutte le attività che erano nelle sue possibilità e tuttavia c'è oggettivamente una condizione d'impasse, anche perché probabilmente non abbiamo ancora tutti gli interlocutori nella pienezza delle loro funzioni politiche. PD, detto fuori dai denti, deve completare l'itinerario che lo porterà alla definizione del nuovo segretario, chissà chi sarà, ma insomma può essere che il segretario del PD non sia diverso dal segretario del PD uscente.
Questa ragione è evidente di fronte a 29 proposte di legge, tutte quante ispirate da orientamenti e visioni, come dire, Weltanschauung diverse, non possono essere tenute all'interno di un testo unico, perché sono evidentemente contrapposte. Quindi c'è un momento di impasse. E c'è soprattutto, se vogliamo parlare diciamo fuori dal linguaggio forbito delle circostanze, ma andare direttamente al problema concreto, c'è la possibilità che il punto di riferimento, i due pezzettini di legge elettorale, esito del Consultellum 1, quello del 2014, e del Consultellum 2, quello del 2017, inizio anno, insomma, le sentenze della Corte Costituzionale, rimangano noi penseremmo i punti di riferimento, ma se continuiamo ad andare avanti in questa maniera potrebbero rimanere addirittura lo schema della legge elettorale con cui si andrebbe a votare. È evidentemente una situazione che noi non... io credo che il giudizio dei colleghi, che abbiamo avuto lunghi ragionamenti insieme, concordi col mio, non possiamo immaginare di accettare, perché sarebbe una sconfitta della politica, anche perché, e qui mi avvio a conclusione, anche perché a fare bene i conti, l'impianto dell'Italicum, voi sapete, prevede una possibilità di premio nel momento nel quale la lista realizzi il 40%. Bene, nella storia d'Italia l'ultima lista che ha raggiunto il 40% è stata la Democrazia Cristiana nel 1953, alle politiche. Cose diverse sono poi le elezioni europee o altri momenti elettorali. Gli osservatori immaginano che sia un po' duretta che qualcuno riesca a raggiungere questo obiettivo. Dunque, che cosa ne risulterebbe? Ne risulterebbe che se non si riuscisse a mettere mano ad una riforma di senso, noi rimarremmo di fatto con un proporzionale abbastanza, come dire, attraversato da elementi di purezza, mettiamola così. Il che significherebbe che nel prossimo giro, per come è messo oggi quell'acerto dell'Italicum che viene fuori dalla sentenza della Corte Costituzionale, nel prossimo giro noi avremo una perfetta ingovernabilità. Per cui, facevo una battuta a dei colleghi giornalisti qualche tempo fa, io non mi sto preparando per le elezioni del 2018 o quando saranno, ma mi sto preparando per le elezioni del 2019. Cioè, saltando questo tempo, se non riusciamo a mettere mano ad una legge di senso, decente, noi saltiamo questo tempo e andiamo a nuove elezioni del 19. Allora, qualcosa si muove. Nelle ultime ore abbiamo ascoltato il segretario uscente e probabilmente anche entrante del PD dire delle cose che, almeno dal mio punto di vista, parlo solo per me, non posso impegnare i colleghi, sono cose piene di senso. L'abolizione dei capilista. Io credo che sia questa un'indicazione su cui si può ragionare, forse, non lo so, lo domando ai miei colleghi. Un altro tema su cui si è discusso, su cui abbiamo avuto più di un'occasione di confronto, è quello del premio alla coalizione, visto che non è possibile né probabilmente è condivisibile l'idea del premio solo alla lista. Possiamo immaginare che su questo percorso esista un punto di convergenza. Un terzo aspetto riguarda l'appello fatto dal Capo dello Stato, ma anche contenuto nella sentenza della Corte Costituzionale dall'inizio d'anno, relativo alla omogenizzazione delle soglie fra Camera e Senato, perché c'è un sistema adesso abbastanza disarticolato. Possiamo pensare che su questi punti si riesca ad immaginare un percorso e, ripeto, è possibile che insieme
nessuno immagini, pensi o proietti da questo, idee, cioè arrivati al quarto polo, non è questo l'intento di questa mattina, è molto modesto, molto molto più modesto. Capire se questa terra di mezzo nella Camera dei Deputati, che non è poi così, così pulviscolare, non è così minoritaria, ci sono più di 90 parlamentari solo a far riferimento delle componenti, dei gruppi delle componenti, poi arriviamo sicuramente a un centinaio, compresi dunque personaggi come me che non appartengono a nessun partito. Possiamo immaginare di dare un contributo di senso a questa riforma? Il mio compito finisce qui. Io spero che la domanda iniziale, a che punto è la notte di Fruttero, presa da Fruttero e Lucentini, possa trovare una risposta del tipo: cominciamo a vedere l'alba. E darei subito la parola ai colleghi, chiedendo scusa ai colleghi stessi per l'orario ballerino. Noi dovevamo cominciare alle 11:30, ma poi c'è, come tutti quanti sanno, l'informativa del governo sulla Siria, e quella non la potevamo prevedere e francamente non avremmo neanche voluto che qualcosa l'avesse generata. Grazie. Allora, Lorenzo Dell'Ai. Prego, Lorenzo, riprendi il posto che ti spetta. Grazie. Ma inizio io, perché così 5 minuti a testa avevamo detto. Ma intanto, che a nome dei colleghi del mio gruppo, ringrazio Pino per questa iniziativa, che mi pare sia stata anche presentata nella sua introduzione nello spirito giusto. Insomma, non siamo qui per fare annunci o proclami di nessun tipo, siamo qui per cercare di condividere un percorso sul tema della legge elettorale. E quando Pino Pisicchio mi ha proposto, come gli altri colleghi, questa riflessione comune stamattina, ho detto subito di sì e l'ho fatto convintamente, anche se certamente avvertivo un rischio, no? Un po' desto fra il serio e lo scherzoso. E il rischio è quello di apparire un po' come quelle squadre minori che entrano in campo nell'attesa che poi scendano in campo le squadre maggiori, no? Che nel frattempo si riscaldano, vale a dire una serie di gruppi, diciamo, di minore consistenza parlamentare, anche se insieme hanno una consistenza significativa, come tu hai detto, che discutono nel mentre gli interlocutori, i decisori veri, si riscaldano a bordo campo. Questo rischio c'è, anche se io penso che più forte di questo rischio, di apparenza, è la preoccupazione che ci lega e che ci vede qui riuniti, cioè la preoccupazione di una china che sta prendendo la situazione politico-istituzionale del Paese su questo tema delle regole elettorali, e che certamente lascia sull'orizzonte lo scenario di una nuova legislatura ancora più problematica e ancora più indecifrabile dal punto di vista degli assetti politici di questa, proprio nel momento in cui il Paese dovrà affrontare uno scenario europeo, internazionale ed economico-sociale di grande delicatezza. In questo senso la preoccupazione è molto più forte del rischio di cui parlavo all'inizio. Tu prima, Pino, ricordavi il libro e la domanda quanto dura la notte. Risponderei con un'altra citazione, che è quella del Sentinella: lunga è la notte. Io penso che questa sia la risposta alla tua domanda. In secondo luogo c'è anche un'altra preoccupazione, che se le squadre minori sono in campo in attesa di quelle maggiori, il vero problema è che le squadre cosiddette maggiori, anziché riscaldarsi per giocare la partita della legge elettorale, mi pare che si stiano riscaldando per giocare la campagna elettorale. E quindi il rischio che tu paventavi prima di un trascinamento verso una soluzione che alla fine inevitabilmente sarà di un qualche pasticcio che comunque dovrà essere fatto per poter votare, è un rischio reale. Di conseguenza io sono qui a dire che nel merito condivido i paletti che tu hai evocato nella tua introduzione. Ovviamente anche il nostro gruppo, come
altri, ha depositato la sua proposta di riforma elettorale, che non sto qua a ricordare, ma altrettanto certamente siamo disponibili a ricercare il punto di caduta migliore possibile nel dialogo tra i vari gruppi, quelli presenti e ovviamente anche tutti gli altri. Nello spirito che un po' tu evocavi quando hai ricordato l'input del Presidente Mattarella e anche un po' di dignità del ruolo del Parlamento nell'affrontare questo tema. Nel merito, io penso che vedo i tre paletti che mi pare siano quelli sui quali potremmo concentrare il nostro lavoro comune e il dialogo con gli altri colleghi e con gli altri gruppi. Personalmente penso che non sono contrario ad altri sistemi, ma ragionevolmente il punto di incontro che potremmo trovare è su un sistema a matrice proporzionale con correzione maggioritaria. Io penso che questo sia il primo punto, insomma, almeno per quanto riguarda noi. Proporzionalismo puro ha funzionato quando il sistema dei partiti suppliva al rischio della dispersione politica, non è questo lo scenario di oggi. Quindi un impianto a base proporzionale con una correzione che favorisca la tendenza alla governabilità mi pare che sia il primo paletto. Il secondo è quello che riguarda la cultura coalizionale, io penso che sia importante, tu l'hai ricordato, io lo condivido, quindi questi strumenti che favoriscano la governabilità è bene, io credo che siano a matrice coalizionale e non a matrice di modello partito a vocazione singola e maggioritaria. E il terzo punto, il terzo paletto che ho colto nella tua introduzione, che condivido, mi pare che sia giustamente quello di strumenti che non prefigurino scelte calate dall'alto da parte del sistema politico rispetto ai cittadini, quindi il superamento delle liste bloccate e dei capilista bloccati e il ricorso ad altri strumenti. Io non mi legherei diciamo ad un'unica soluzione, vale a dire le preferenze. Noi nella nostra proposta le abbiamo previste e per quanto ci riguarda vanno bene, anche se non ci nascondiamo anche possibili rischi che da questo punto di vista possono esserci, però ci possono anche essere anche altri sistemi che presuppongono però una rivisitazione un poco più radicale allora, no, del testo in discussione. Però insomma il principio del superare questa idea dei capilista bloccati mi pare che sia un terzo paletto sul quale possiamo convergere. Di conseguenza, per quanto ci riguarda, sarebbe bene che da oggi partisse un lavoro comune, un seminario permanente tra i nostri gruppi, in maniera tale molto libero e molto aperto da far crescere una eventuale, se oggi ci fosse, condivisione di almeno alcuni, non di tutti, almeno uno, due, tre paletti fondamentali sui quali dire sì, convergiamo e lavoriamo insieme. Grazie. Grazie a te Lorenzo. Rocco Buttiglione. Io prima di tutto voglio ringraziare Pino Pivicchio per questa iniziativa. Avremmo dovuto cominciare a parlare fra di noi già da molto tempo. Poi mi veniva in mente, Pino, a che punto è la notte? Nel Macbeth, credo all'inizio del secondo atto, Banco si pone la domanda, a che punto è la notte? Siamo appena all'inizio della notte, sarà una notte di tregenda, ammazzeranno il re, l'ira di Dio. Spero che non sia una metafora di quello che sta per accadere alla Repubblica Italiana. La legge elettorale. Vincenzo Cuoco, grande studioso molisano-napoletano, ci dice che le costituzioni non sono belle o buone. È una superstizione italiana che le leggi elettorali siano in sé belle o buone e che le leggi elettorali facciano i sistemi politici. La legge elettorale giusta è quella che riflette esattamente
le virtù, i difetti, la natura del corpo elettorale italiano. Il corpo elettorale italiano non è bipolare. Abbiamo almeno tre poli. E allora dobbiamo tenerne conto. E quindi mi sembra inevitabile dire, dopo il referendum, è stato bocciato sostanzialmente il bipolarismo e dobbiamo gestire un ritorno ordinato al proporzionale. Ordinato, perché un ritorno disordinato ci farebbe riprecipitare dalla crisi della Seconda Repubblica in quella della Prima Repubblica. Non ci farebbe tornare alla Prima Repubblica, ci farebbe riprecipitare nella crisi della Prima Repubblica. E allora, a che serve il premio di maggioranza? Il premio di maggioranza serve a dare una maggioranza al Paese. Serve in una situazione nella quale, con un ragionevole premio di maggioranza, una forza, partito o coalizione che sia, diventa in grado di governare da sola. Nella situazione attuale, il premio di maggioranza a cosa serve? Serve a creare coalizioni elettorali che si sfasceranno dopo le elezioni, perché la coalizione di governo non potrà coincidere con la coalizione elettorale. Quando la Corte Costituzionale ti dice che un premio di maggioranza ragionevole presuppone quantomeno che si abbia il 40% del corpo elettorale, e quando nessuno ha il 40% del corpo elettorale, cosa succede? Che le coalizioni che si faranno, che la voglia di dire comunque competiamo, il sogno di avere il 40% governare da soli, a cosa porta? Si forma una coalizione di centrodestra, si forma una coalizione di centrosinistra, noi siamo risucchiati o da una parte o dall'altra, alcuni da una parte altri dall'altra, e poi, fatte le elezioni, bisogna sfasciare le coalizioni che sono state fatte e per fare la coalizione di governo, con nuovo discredito della politica, nuova rottura del patto fra elettori ed eletti, nuova forza data a tutti i popolarismi, a tutti i populismi. Quindi io sono d'accordo sul proporzionale. Invito ad essere attenti con correttivi maggioritari. Quali? E perché? Qual è la ratio? I correttivi maggioritari compatibili con il proporzionale sono quelli che derivano, e qui so di dire una cosa molto impopolare fra di noi, da una elevata soglia di sbarramento. Io sono convinto che oggi le ragioni del centro e le ragioni del Paese coincidono, perché dopo le elezioni l'unica coalizione ragionevole sarà una grande coalizione e il centro è il perno della grande coalizione. Però il centro ha bisogno di essere unito e per essere unito ha bisogno di una elevata soglia di sbarramento che costringa a rinunciare a tutti i partitini. Io sono un filo più a sinistra, io sono un filo più a destra. Io però ho questo capo, tu però c'hai quell'altro capo e allora ogni capetto si fa il suo partito e ogni sfumatura dell'arcobaleno politico, ignorando il problema del Paese, che è quello di costruire un centro forte per articolare la grande coalizione, che è la soluzione politica della prossima legislatura, se qualcuno ne vede altre lo dica, io non ne vedo, noi frammentiamo noi stessi e invece una soglia elevata di sbarramento che accompagni la rinuncia al premio di maggioranza stabilizzerebbe il sistema e porrebbe noi veramente davanti alle nostre responsabilità. Soglia di sbarramento elevata, via i capolista bloccati. Il centro, per sua natura, è refrattario a leadership troppo forte. È un difetto e dovremmo correggerlo. Tuttavia è un dato di fatto. Esprime un'area ampia del Paese che è fatta di persone che, anche per le professioni che esercitano, sono leader naturali di gruppi che si possono sommare fra di loro, fu l'intuizione di Sturzo con la proporzionale, sommiamo, da soli nessuno è in grado di vincere il confronto con il grande latifondista, allora era il rappresentante. Ma se mettiamo assieme 10 sindaci di piccoli comuni, tutti assieme vincono e poi uno di loro va in Parlamento. Allora, il capolista bloccato è esiziale, ma è esiziale anche per il Paese, perché blocca il processo di costruzione di elite politiche dirigenti. Io credo che su questo percorso dovremmo avviarci. Il proporzionale, no al premio di maggioranza,
che crea coalizioni che poi andranno sfasciate subito dopo e quindi e che crea tensioni che rendono più difficile al centro di assumere la sua responsabilità, se mai avessimo voglia e capacità di assumerla, e un premio di maggioranza, una soglia di sbarramento elevata che aiuta a creare questa convergenza. Infine, un'ultima cosa. Avete mai pensato al sistema elettorale tedesco? Proporzionale, tutto proporzionale, ma con metà dei deputati eletti in collegi uninominali, quindi niente preferenze, e l'altra metà in una lista di partito. In Germania questo chiede, ha come difetto quello di chiedere un numero di parlamentari variabile da legislatura a legislatura. Noi potremmo fare una piccola norma costituzionale che lo consenta anche in Italia, oppure esistono dei marchingegni per tenere bloccato il numero dei parlamentari. Credo che sia un suggerimento da considerare. Grazie Rocco anche per questa visione di comparato. Maurizio Lupi, prego Maurizio, dove ti trovi più comodo? Peraltro io inviterei pure i colleghi a rimanere qua, sembra un... Ma i complimenti li evitiamo avendo 5 minuti. Ognuno adesso ha citato la notte, il giorno, eccetera, io sono molto più ottimista e credo che alla fine dell'inferno Dante dice e quindi tornammo a rivedere le stelle. Io credo che noi torneremo a rivedere le stelle non perché mi illudo, ma perché credo che la responsabilità di ognuno di noi come sempre vinca rispetto alla disgregazione e al disordine che abbiamo davanti. Ritengo che la nostra area non sia assolutamente ininfluente ma sia assolutamente determinante. La legge elettorale che sarà o si fa con l'interlocuzione con la nostra area o ci rassegneremo alla notte, e presumo che la responsabilità da parte di tutti sia quella di non voler la notte, punto. È per questo che noi dobbiamo lavorare. Detto questo, è chiaro che poi le sensibilità, le differenze esistono e dovremmo cercare di partire non da ciò che ci divide, non solo nel nostro interno, ma anche nel dialogo con gli altri interlocutori, ma dai punti che ci uniscono. Rocco parla di un proporzionale puro con uno sbarramento alto. I premi di governabilità possono, nei sistemi elettorali possono essere dati o alzando ovviamente la soglia o mettendo il premio di governabilità. Le due cose non coesistono e questo è già un elemento che può unire, nel senso che noi siamo per un premio alla coalizione di governabilità, altrettanto però che capiamo che, e questo non accettiamo questa idea che il problema degli sbarramenti è solo perché bisogna eliminare i piccoli, no? E quindi eccetera, semplicemente perché il più grande difetto delle leggi elettorali del passato sono state le coalizioni forzose, e le coalizioni forzate o forzose avevano due elementi fondamentali, la ragione per cui ci si metteva in coalizione: uno per vincere ad ogni costo e l'altro per superare lo sbarramento ad ogni costo. All'interno, la differenza tra sbarramenti all'interno della coalizione e fuori della coalizione ha portato anche a, unito al primo obiettivo, alle coalizioni forzose, che poi non reggono di fronte alla sfida della governabilità. Quindi, se scegliamo, come noi in questo momento crediamo possa essere forse il punto più comune con gli altri, un premio di governabilità e un premio alla coalizione di questa governabilità, è evidente che lo sbarramento deve esistere, ma deve essere uno sbarramento omogeneo all'interno della coalizione e fuori dalla coalizione, ed è uno sbarramento consistente ma che permetta comunque la rappresentanza della volontà degli elettori. Il 3% che abbiamo individuato alla Camera può diventare il 3% su base regionale o su base nazionale al Senato. Al di là del chiunque pensa di usare la legge elettorale come strumento per far fuori l'altro o la rappresentanza dei cittadini, automaticamente viene fatto fuori lui, perché questa è la dimostrazione sempre delle leggi elettorali. Il tema degli sbarramenti non è un problema di salvaguardare i piccoli, perché 1.400.000 voti non sono un partito piccolo, sono una rappresentanza importante degli elettori. E la libertà di essere in coalizione o di schierarsi al centro, periodi storici, il 2013, pur in presenza di una legge elettorale fortemente maggioritaria,
ha fatto sì che c'erano addirittura quattro poli e non tre, perché la frammentazione del voto derivata non dalla legge elettorale ma dall'incapacità della politica di rappresentare una proposta credibile ha presentato quattro poli, perché persino il centro, diciamo tra virgolette, rappresentato dalla lista dal Presidente del Consiglio Monti ha avuto un 10% di rappresentazione, quindi una riflessione pure, sì, cioè ci può essere un quarto polo o un terzo, un secondo, non perché c'è una legge che lo vieta o lo impedisce, ma semplicemente perché c'è un'iniziativa, una credibilità di una proposta politica. Quindi noi siamo, e credo di, per trovare punti in comune, è chiaro, siamo alla fine di una legislatura, quindi è inutile stare a pensare a grandi stravolgimenti, punti in comune, mi sembra che sul premio alla coalizione ci sia molta convergenza, a questo punto ci deve essere uno sbarramento omogeneo all'interno e fuori dalla coalizione 3 e 3, bisogna che secondo me sul tema del modo con cui si possano e si debbano scegliere i rappresentanti, noi abbiamo fatto la nostra proposta e quindi noi abbiamo detto le preferenze possono essere la strada più importante, vista questa apertura anche del futuro segretario del Partito Democratico, però a quel punto dobbiamo anche qui correggere, se si sceglie la strada della preferenza bisogna correggere le anomalie, e c'è un unico sistema che funziona sulle preferenze per evitare qualunque cosa, che è il sistema delle europee, e cioè che la preferenza tripla con ovviamente il genere permette di evitare qualunque anche rischio, cioè i rischi ci sono sempre, ma di distorsione all'interno del sistema. Si corre, si può correre insieme, si può correre, puoi dare la possibilità all'elettore nella lista di scegliere con senza essere costretto chi preso una preferenza, due preferenze o tre preferenze inserendo il genere eccetera. Mi sembra che quel sistema sperimentato delle preferenze alle europee sia il sistema migliore, altrimenti nessuno vieta, come ha detto Rocco ci sono altri sistemi, collegi piccoli, collegi, cioè l'importante è dare la possibilità, e ho concluso, all'elettore di poter scegliere il proprio rappresentante, o ovviamente con la preferenza oppure con una rappresentanza di collegio, ma lì poi bisogna studiare come funziona. Cioè, io credo che un'iniziativa politica dal nostro punto di vista sia molto utile, cercando questa strada, che non è una strada presuntuosa, ma semplicemente la strada del realismo e del buonsenso. Mi auguro che la stessa cosa facciano ovviamente gli altri partiti. Non ho il conflitto di inferiorità, cioè il complesso di inferiorità nei confronti degli altri, anzi credo che gli altri dovrebbero avere il complesso nei confronti nostri, perché ne sono certo che altrimenti nessuna legge elettorale si farà, e questo sarà ancora un'ennesima responsabilità nei confronti della politica e un'ennesimo distanza che si creerà tra noi e le istituzioni, cosa che non fa bene a nessuno. Quindi passata adesso la tornata del congresso del Partito Democratico, che mi sembra ovviamente naturale e normale, mi auguro che torni la capacità delle istituzioni e quindi della politica e dei partiti a fare sintesi. Grazie Maurizio. Allora, Giovanni Monchero. Ripartiamo dalla notte. Secondo me siamo alle 10 di sera. Perché ieri il Presidente della Prima Commissione ha mandato ai membri della Prima Commissione un piccolo documento intitolato Temi per la discussione in Commissione sulla legge elettorale, che invito tutti a leggere, dopodiché qualcuno penserà che magari siamo ancora al tramonto e non solo alle 10 di sera, come dicevo ottimisticamente io. Giustamente lui svolge la sua funzione di Presidente della Commissione, quindi ha voluto ricordare ai membri tutti gli argomenti in discussione. È un utile strumento di riflessione questo piccolo documento, davvero. Invito tutti a prenderlo e a studiarlo. Detto questo, veniamo a quello che proviamo a pensare tutti assieme. Ma allora, io credo che l'esperienza ci debba insegnare qualcosa.
E l'esperienza più assurda che abbiamo vissuto in questi ultimi anni è stato che con una legge fortemente maggioritaria, come ricordava prima Lupi, alle elezioni si presentarono 4 coalizioni sostanzialmente, 4 gruppi consistenti, perché il più piccolo raggiunse il 10%, quindi erano gruppi consistenti. Quelli che formalmente portavano il nome di coalizione si spezzarono le coalizioni prima ancora dell'ingresso in Parlamento, non si spezzarono a seguito di un approfondito dibattito politico, si spezzarono perché dietro la coalizione c'era la riserva mentale che poi, arrivati qui, ognuno avrebbe mantenuto la propria identità e quindi fatto la politica giustamente, nel rispetto dei propri elettori, correlata alla identità proclamata. Non è che queste identità fossero state tenute nascoste nella campagna elettorale. La sinistra tradizionalmente non governativa, a parte i nomi e le sigle che cambiano con grande frequenza sia in aula sia nel paese, ma insomma la sinistra non governativa non aveva nessuna intenzione di andare al governo. Andò in coalizione, prese il premio di maggioranza, se lo tenne, arrivò qui e formò un gruppo autonomo che godeva paradossalmente del premio di maggioranza, mentre in realtà a prescindere si collocava all'opposizione. Ecco, io credo che questo schema non debba essere assolutamente abbandonato. Per cui condivido la bella analisi che di questo schema ha fatto Rocco Buttiglione, però poi alla fine dobbiamo essere conseguenti. E la conseguenza può essere solo una, che a prescindere che in Parlamento c'è una maggioranza che deciderà come meglio ritiene, ma questo gruppo qui rappresentato che supera i 100, sono andato sul sito della Camera mentre parlavi a verificare, perché ho la sensazione, qui siamo numerosissimi insomma, che questo gruppo almeno si ponesse come primo obiettivo l'abbandono dell'idea della coalizione che è stata negli ultimi anni esiziale, anche perché ha spezzato il patto fondamentale con gli elettori. L'esigenza della governabilità viene dopo. La prima esigenza da quando esiste un Parlamento è quella della rappresentanza. Questa è la prima esigenza. Noi non possiamo buttare a mare il principio di rappresentanza in nome della governabilità, perché l'esercizio estremo di questo approccio logico ci porterebbe ad eliminare addirittura le elezioni. Scusate. No, ecco. Se noi sino ad oggi abbiamo prodotto questo paradosso, io direi almeno questo paradosso abbandoniamolo. Dopodiché sì, i mezzi, gli schemi, si può discutere di moltissime cose. L'unico punto sul quale penso che siamo tutti d'accordo è che il sistema delle liste bloccate o anche in subordine a quello dei capilista bloccati non è un sistema gradito all'opinione pubblica, non è un sistema gradito a nessuno di noi, per cui credo che per restare in vecchi meccanismi sperimentati di elezioni con il metodo proporzionale, beh, insomma, le leggi della Prima Repubblica, qui di fatto evocate, perché quando è stato invocato il sistema preferenziale, però a preferenza plurima, ricordo che uno sciagurato referendum cancellò la preferenza plurima, che era un segno che favoriva molto la qualità dei candidati. No? Pensateci, rifletteteci, il sistema della preferenza plurima favoriva il candidato che aveva una maggiore presenza sul territorio e questa presenza non era una presenza familiare nelle piccole realtà o clientelare, era una presenza di immagine pubblica. No, la preferenza multipla aveva questo grosso vantaggio. Uno sciagurato referendum al quale, essendo all'epoca già, come vedete, dalla mia barba bianca, con l'uso di ragione, votai serenamente no. Però come ci fosse solo il 10% degli italiani, se non ricordo male, o forse addirittura di meno, no? 10%, la seconda volta mi è andata meglio. Quella volta votai serenamente no, perché prevedevo che quel sistema avrebbe provocato le distorsioni che tutti oggi noi paventiamo con il ritorno al proporzionale. Se si vuole tornare al proporzionale, sono assolutamente d'accordo con Lupi, la preferenza plurima è una condizione di serietà del sistema proporzionale e quindi anche su questo possiamo trovare degli accordi. Io credo che
sui dettagli tecnici ci si possa poi trovare degli accordi. Chiuderei riaffermando un principio che il nostro piccolo gruppo ha posto il giorno dopo l'apertura della crisi politica. In quel momento il problema delle leggi elettorali venne alla ribalta come il problema dei problemi e noi in quel momento abbiamo detto che vogliamo una legge elettorale non misurata sulle convenienze del momento ma destinata a durare nel tempo. Quella era la nostra posizione e quella è anche, lo è anche oggi. Grazie a tutti e complimenti a te per l'ottima organizzazione. Grazie Giovanni, grazie anche per aver votato nel 1991 per non accogliere l'indicazione di Mariotto Segni relativa all'abolizione della preferenza plurima. Eravamo pochi intimi, ma insomma è giusto ricordarlo. Allora c'è Matteo Bragandini, poi Parisi, Pastorelli e Portas e poi andiamo a votare. Grazie mille, io nel 91 non ho votato, però non avevo diritto di voto, ero ancora troppo giovane. Poi, questo non lo dovevi dire però, questa è una cattiveria pura, va bene. Poi per quanto riguarda questa analogia della notte, che è molto carina, però ricordo, e ho detto anche in aula, di notte si lavora meglio, si potrebbe lavorare anche bene, almeno io personalmente di notte lavoro bene sia in commissione, in aula, è un momento di riflessione, è un momento intimo, un momento molto bello, dunque io non vedrei la notte come una cosa negativa, anzi molto positiva perché c'è molto relax. Detto questo, di sicuro questa è una situazione molto negativa dal punto di vista della politica, l'abbiamo ribadito più di una volta, la politica ormai non esiste da troppo tempo, c'è una campagna elettorale continua, anche sulla legge elettorale si sta ragionando, non sulla legge elettorale migliore per il Paese, ma la legge elettorale migliore per i partiti, per quelli che vogliono governare. Questa è una cosa sbagliatissima. Delegare la politica alle decisioni della magistratura, che può essere quella della Corte Costituzionale o in altre tematiche, alla magistratura che fa delle scelte che non sono di sue competenze. Una cosa che devo dissentire, il problema non erano le coalizioni forzose, perché tutte le crisi sono state create dalle liste forzose, perché l'Ulivo è nato ed era una lista che dopo ha creato un problema di governabilità perché si è spaccata la lista, non sono le coalizioni serie. Per certi versi anche il PDL nel 2008 è saltato non per la coalizione tra partiti, tra liste, ma per problemi della lista del PDL, perché all'interno di quella lista c'erano delle sensibilità troppo differenti. Dunque io sono il primo a dire che il premio di governabilità, dunque non di maggioranza, di governabilità deve essere dato alle coalizioni, deve esserci un sistema, i tempi sono stretti, sono il primo a dire che il sistema adesso dobbiamo semplicemente mettere dei piccoli correttivi ai sistemi che ne sono venuti fuori dalla consulta, perché se cominciamo a guardare qual è il sistema migliore rischiamo di stare impantanati per troppo tempo. Dunque vediamo cosa si può fare veramente in tempi rapidi. Il discorso del premio appunto di governabilità, adesso vediamo se farlo con un semplice turno unico, si potrebbe fare anche con un secondo turno, perché la legge costituzionale, la sentenza costituzionale non ha detto che il secondo turno di per sé è incostituzionale. È incostituzionale come era stato fatto nell'Italicum, si potrebbero fare dei correttivi, però vediamo se si può fare, la vedo un po' più dura quella strada lì. Una soglia di sbarramento normale, 3%, siccome bisogna dare la rappresentatività ai cittadini, mi sembra una soglia normale, equa, che rappresenta un 3% a livello nazionale, vuol dire un bel po' di votanti. C'è già anche al Parlamento europeo, per quanto riguarda le elezioni del Parlamento europeo, dunque facciamo un sistema più o meno omogeneo. Discorso delle preferenze, benissimo le preferenze multiple, 3 può essere un numero efficiente. Altri sistemi, ce ne sarebbero, si potrebbe discutere in mille modi, di sicuro il Mattarellum è il meno indicato. È meno indicato perché il Mattarellum funziona con un sistema bipolare, non siamo un sistema bipolare. Dunque
non, in questo momento, a mio avviso, non può funzionare. Vediamo questi piccoli punti, vediamo se riusciamo a risolverli. Io non avrei la remora a dire siamo noi che dobbiamo, abbiamo la presunzione di essere i piccoli partiti, le squadre minori che vogliono giocare, no. Perché semplicemente quando si fanno le leggi elettorali, come si fanno le riforme, è tutto il Parlamento che deve intervenire. Anzi, quando dicevo prima non c'è più politica, l'errore più grande è che i grandi partiti o il partito che ha i numeri maggiori ha imposto le proprie idee, che è la negazione della politica. Perché la politica è insieme trovare la più ampia convergenza dei gruppi parlamentari. Soprattutto in Parlamento, dove facciamo le leggi e non dobbiamo solo governare o amministrare. Dunque, a maggior ragione, se noi riusciamo a contribuire e far capire che senza anche il nostro apporto non si farà una legge elettorale equa e giusta, forse rimarremo, non nella notte che sarebbe anche un bel periodo di riflessione, ma in una situazione di disastro e di peggiore per il nostro Stato, i nostri cittadini. Grazie ancora a Pino per questa iniziativa. Grazie Matteo. Mi chiedo scusa a Massimo Parisi e a Oreste Pastorelli. Porta si deve allontanare, una comunicazione che ci fa piacere di raccogliere da parte di Giacomo Porta. Sono brevissimo, intanto grazie Pino. Allora, intanto per battuta diciamo se questo popolo di estremisti che è qua dentro, gli estremisti del buonsenso li chiamo, perché tutto sommato cercano di fare quello che i partiti un po' più importanti con dei mezzi maggiori non riescono a fare, gli estremisti del buonsenso dovrebbero iniziare a dare delle indicazioni bene alla nuova legge elettorale a patto che duri 30 anni. Perché altrimenti fra 5 anni saremo di nuovo qua a discutere a seconda degli sviluppi dei partiti di come fare una legge elettorale. Detto questo, il premio alla coalizione, in questi anni sentiamo sempre dire che per colpa delle coalizioni si litiga. Oggettivamente le grandi litigate, per essere molto chiari, in questi 10 anni arrivano dai partiti, non dalle coalizioni, cioè grandi partiti che litigano e arrivano a scindersi, arrivano a spaccarsi. Questo è successo dal 2008 nel 2013, nel 2013 al 2018 tutti quanti facciamo il parlamentare e vediamo che non sono le coalizioni che si spaccano i partiti. Io sono ottimista perché non possiamo fare questa brutta figura, non all'interno del Parlamento, all'interno dei nostri elettori, almeno di mettere dei paletti, cioè non è possibile andare a votare oggettivamente al di là di chi vuole uno sbarramento più alto con degli sbarramenti diversi. Cioè oggettivamente è folle e immagino che tutto sommato, sono ottimista, qualcosa si farà. Per quanto riguarda, chiudo davvero e mi scuso perché ti ho preso la parola in anticipo ma devo proprio scappare, tutto questo problema che c'è sulle preferenze, se lasciamo i capolista bloccati tanto vale lasciare il Porcellum. Il 74% o il 78%, dipende dalle percentuali dei partiti, sarà nominato in questo Parlamento. Gli eletti con le preferenze non supereranno dal 25 al 30% delle persone. Tutto sommato queste cose dobbiamo dirle. Per cui l'eliminazione dei capolista bloccati serve a tutti. Serve ai piccoli cosiddetti partiti o ai partiti che tutto sommato fanno le anteprime allo spettacolo vero, anche se non mi sento tale. Dovrebbero fare una battaglia per non raccontare le bugie alle persone, agli elettori, perché altrimenti diciamo le modalità di elezione dei parlamentari italiani è identica, pressoché identica al vecchio Porcellum. Facciamo tutti i calcoli che vogliamo, su 4 partiti che superano una certa quota, eletti loro, tutti i capolista, tutti gli altri saranno eletti con le preferenze, non supereranno a seconda delle percentuali dal 23 al 28% dei parlamentari. Questo bisogna dirlo e su questo bisogna farci una battaglia. Io davvero ti ringrazio e ti scuso perché devo scappare, davvero. Ciao. Grazie Giacomo. Onorevole Parisi. Grazie Presidente, grazie anche per questo incontro.
salto i convenevoli perché vorrei dire tantissime cose, ne dirò solo alcune a flash. Mi iscrivo alla categoria dei pessimisti invece degli ottimisti di questa mattina, e mi dispiace per non condividere appunto l'ottimismo del Presidente Lupi e di altri. Intanto perché secondo me sono stati commessi già fin troppo errori in questa fase politica che ci separa dal 4 dicembre in avanti, sono stati commessi molti errori. Io credo che, ne dico tre in sintesi, e siccome non riuscirò a dire tutto, due settimane fa ho scritto un articolo per Il Tempo sul problema delle leggi elettorali, chi vuole andarselo a vedere magari le trova spiegati. Il primo, l'idea che non si vada a scadenza naturale è il primo errore che è stato fatto prima di tutto dall'ex Presidente del Consiglio e che ogni tanto ritorna in auge, perché questo Parlamento non farà nessuna legge elettorale fin tanto e non è certo che la legislatura arrivi a scadenza naturale. Il secondo errore che secondo me è stato fatto, e anche questo va ascritto a quella fase storica della sconfitta del 4 dicembre, è stato quello di ritenere che andasse fatta una legge, come dire, con la più ampia condivisione possibile, perché dobbiamo essere tutti d'accordo. Questo significa non fare nessuna legge. Questo significa non fare nessuna legge. Nella storia italiana, l'Italicum, cioè la legge più contestata e quella che adesso ci ha messo in questa situazione, è stata la legge più votata dal Parlamento. Cioè l'Italicum è stato votato da più parlamentari del Porcellum, è stato votato da più parlamentari del Mattarellum, è stato votato da più parlamentari della legge truffa, il che la dice lunga sul fatto che le leggi elettorali si fanno a maggioranza, punto. E questo è il secondo errore che è stato fatto. Il terzo errore che è stato fatto, lo dico a quelle forze che sono organicamente in maggioranza, è sostenere sull'onda di questo 4 dicembre che avrebbe sconfitto chissà quale logica, che il governo ne dovesse star fuori. Altro errore. Si fa contento Forza Italia, si fa contento le forze di opposizione, ma è un altro errore. Serve una maggioranza che proponga una legge elettorale, che si faccia carico di una legge elettorale e che cerchi intorno a una proposta di allargare questi confini, perché altrimenti il rischio che corriamo è grandissimo. Altri flash, scusatemi, io mi iscrivo, oltre nella teoria dei pessimisti, in quella degli eretici, e spero di non fare la fine del protagonista di quel romanzo di Fruttero e Lucentini, che un po' era eretico ma saltò per aria, però correrò questo rischio, tanto, come dire, lo corriamo in diversi di qui alla prossima legislatura. Il maggioritario non è che si applica soltanto a sistemi bipolari, è un grande racconto del maggioritario, ma segnalo che in un sistema perfettamente bipolare e bipartitico anche il proporzionale dà una maggioranza, perché se sono due, uno dei due ha una maggioranza, ok? Blair è stato eletto e ha segnato la storia della Gran Bretagna, perché ha fatto per 10 anni il Presidente del Consiglio, con il 35% dei voti. Non è che l'altro 65 era appannaggio di un partito che aveva il 65% dei voti e che ha perso le elezioni. C'è un multipolarismo anche nei sistemi maggioritari. Lo vedrete in Francia fra qualche giorno, dove non c'è il bipartitismo, ma c'è un sistema con i collegi uninominali maggioritari, col doppio turno, ma maggioritari. E partiti col 12-13%, come magari la Le Pen, che corre il rischio di diventare Presidente della Repubblica, ma poi puoi portare 2 o 3 parlamentari, perché questo è quel sistema lì. Quindi il maggioritario non si applica di per sé a sistemi bipolari, non è così. Quarta cosa, scusate, ma la contingenza ci fa dimenticare a volte la storia. È stato detto che il maggioritario ha assicurato governi instabili, instabilità, rottura di coalizioni. Vi segnalo che i primi 5 governi per durata della storia repubblicana, dei primi 5 governi, 4 sono nella Seconda Repubblica. Il governo Berlusconi 1, il governo Berlusconi, il governo Prodi e il governo Renzi. Solo Craxi c'è in quell'elenco dei primi 5 governi della storia della Repubblica. Quindi non è vero che il maggioritario ha generato questa instabilità, scusate. Quarta ed ultima considerazione sul pessimismo, lo dico ai sostenitori del proporzionale. Guardate che noi non possiamo ragionare come 5 anni fa, perché stanno avvenendo dei fenomeni epocali, non solo italiani. Cioè la crescita delle forze antisistema, che sono forze politiche, non sono una risposta antipolitica, sono forze politiche come... ha creato una situazione per cui ha contagiato altri partiti e vediamo che la Lega, Fratelli d'Italia, come dire, portano avanti tematiche simili e sono concorrenziali sulle stesse tematiche. Ma questo è un fatto strutturalmente nuovo rispetto alla storia italiana per il proporzionale, perché queste forze non si coalizzeranno mai. Ok? Non solo i 5 Stelle lo diamo per scontato, ma perfino Fratelli d'Italia, la Lega, siccome saranno in concorrenza con i 5 Stelle, non parteciperanno mai a un governo di larga intesa. Chi spera nel proporzionale per tornare al governo
quindi avere posti di ministro, sottosegretari e magari comunque tornare in Parlamento, secondo me corre un rischio esiziale, perché non ci sarà nessun governo e probabilmente non si raggiungeranno neanche le soglie, per quanto basse, perché la campagna elettorale proporzionale in questa epoca qui della politica contro l'antipolitica sarà comunque una campagna fortemente polarizzata sui tre poli. Scusate, forse non saremo il quarto di polo, perché c'è da vedere che fa Berlusconi. Non è detto che Berlusconi sia lei con la lista sovranista, quindi auguri a tutti noi. Ecco perché io considero un errore abbandonare, per esempio, la prospettiva di un sistema comunque maggioritario con premio. Abbiamo detto tutti, questo è un filo che invece è in comune tutti gli interventi, di sostenere la coalizione, e sappiamo che c'è un candidato del PD alla segreteria che dice di non volere le coalizioni, perché questo è il tema. Ma scusatemi, ma allora non era meglio, lo dico a quelle forze che sostengono il governo, anche per finta, anche per metterlo alla prova, sostenere il Mattarellum? Perché nel Mattarellum ci sono le coalizioni, non so se mi spiego. Nel Mattarellum, se ve lo ricordate com'è, ci sono le coalizioni e poi c'è una parte proporzionale. Si può ragionare su modulazioni della parte maggioritaria alla parte proporzionale. Ha detto il presidente Buttiglioni il sistema tedesco. Io ho presentato una proposta che è 50 e 50, 50 collegi nominali e 50 proporzionale. Ma l'idea che si vada a votare col proporzionale, a parte consegnare il prossimo Parlamento, come diceva giustamente il presidente Pisicchio, non all'instabilità, che è una cosa già grave ma a cui l'Italia è abituata, all'ingovernabilità. Cioè, caso Spagna, no? Si vota ogni sei mesi fin tanto che è una responsabilità che verrà scritta a questa classe dirigente e sarà la pista di lancio del governo a 5 Stelle, con qualsiasi legge elettorale faremo. Grazie Massimo. Oreste, dulcis in fundo. Grazie Pino per aver messo al centro del dibattito il problema che investe il Parlamento. Io voglio fare una riflessione su questo. Noi parliamo di legge elettorale e cerchiamo in qualche maniera di portare a casa un risultato politico per un complesso di associazioni politiche, e dall'altra parte il cittadino di quello che noi facciamo della legge elettorale, cioè se uno domanda alla persona che incontra al bar, dice a me non interessa nulla, a me mi interessa la governabilità di questo paese e mi interessa, no, il lavoro per noi. Allora, quello che noi diciamo oggi, perché ognuno di noi, lo dicevi prima te, abbiamo presentato delle proposte di legge elettorale. Io non sto qui a ripetere e a illustrare la mia proposta di legge elettorale della mia componente, del mio partito, ma voglio soltanto rappresentare, no, un'esigenza, l'esigenza del nostro territorio. Io ho avuto un'esperienza politica che viene dalle istituzioni locali. Ho sempre viaggiato con un sistema di elezioni di preferenza diretta, ma di una coalizione, e credo che quella che noi oggi stiamo mettendo in piedi è il primo passo. Io ti chiedo, Pino, che hai preso questa iniziativa, rappresenti il gruppo misto all'interno del dibattito, perché noi siamo delle componenti che facciamo capo al gruppo misto, e dall'altra parte ti chiedo che questa iniziativa che tu hai messo in campo oggi non deve terminare oggi, ma deve avere, no, non dico mensilmente, cioè quindicinalmente, ma ti chiedo di rappresentare e far sì che le nostre proposte, che poi le possiamo in qualche maniera veicolare per chi sta all'interno della maggioranza, ma qui ci sono anche componenti che sono all'interno della opposizione, di calibrare insieme un percorso che sia un percorso per la maggior parte condiviso, che ci arriva, no,
a dare quello che i cittadini vogliono, una legge elettorale che governa il paese, che governa il paese e che dia al paese quelle risposte che tutti i cittadini aspettano. Io ti ringrazio ancora e buon lavoro a tutti. Allora, concludiamo, è una conclusione aperta, in realtà non c'è una conclusione. Noi quest'oggi, io ringrazio tutti i colleghi, erano presenti 8 gruppi, tra gruppi e componenti parlamentari, quindi aveva ragione Giovanni quando ha fatto il conto, io non avevo visto la presenza di Rocco Palese, quindi avevo sottratto da quel conto di oltre 100 la presenza, l'assenza, dunque la consistenza della componente degli conservatori e riformisti. Quindi siamo oltre un centinaio di colleghi. Credo che possa essere recepito questo invito che da più parti è stato formulato. Oggi facciamo partire questo seminario, chiamiamolo così, io non voglio utilizzare l'espressione tavolo perché il tavolo permanente ha dato sempre insomma porta un po' sfiga i tavoli permanenti, poi alla fine non trovano mai momenti di composizione e rimangono dei tavoli piuttosto di legno massiccio che poi alla fine diventa impediente piuttosto che favorente. Quindi questo seminario permanente in cui alcuni punti di convergenza concreti abbiamo trovati. Voglio dire a Massimo, che ha detto cose leggermente dissonanti sulla premessa maggioritario proporzionale, io credo che quest'oggi noi si sia entrati con i tempi draconiani che ci siamo dati, si sia entrati subito in argomento facendo la tara di quello che c'è, cioè noi abbiamo fatto tutti quanti un'operazione di sano realismo, mettendo da parte il nostro desiderio, la nostra legge elettorale ideale e guardando all'interno di questa complicata vicenda che ha i due capisaldi come punti di riferimento e che rischiano di restare, Consultellum 1 e Consultellum 2, rischiano di restare essi stessi la legge elettorale. Quindi l'idea generale che mi è parsa di cogliere, Matteo ha lanciato una suggestione che io amo molto, io sono convinto che se vogliamo sistemare un progetto di governabilità dobbiamo andare al doppio turno, punto. L'avevo già teorizzato nella proposta di legge che avevo fatto prima della sentenza della Corte Costituzionale. Mi pare però che non ci siano le condizioni, si è detto con molta franchezza, guardando all'interno del burrone, cito Edgar Allan Poe, cercando di evitare che il burrone guardi noi, ecco, chiamandoci dentro. E dunque, i punti non controversi sono questi, se proporzionale deve essere, quindi base proporzionalistica come base di discussione, cerchiamo di costruire le garanzie di governabilità, e questo è il punto fondamentale. Queste garanzie di governabilità come si realizzano? Due sono i sistemi. Uno è quello suggerito da Rocco, fa in modo che gli interlocutori siano pochi, suggerendo un'omogenizzazione del sentiment, quindi fai salire le soglie e quindi costringi tutti a mettersi insieme i cugini di campagna, diciamo così, no? Quelli che possono stare insieme. È una citazione musicologica molto dotta degli anni 70, che io e Giovanni abbiamo avuto modo di verificare nel corso del tempo. Oppure coalizione. Non è che ci sta un modo altro, allo stato dell'arte, avendo di fronte questi dati. Probabilmente è questo il sentimento che invece vedo declinato nel corso del nostro dibattito. L'idea coalizionale è un'idea che, salvo le obiezioni che venivano apportate da Rocco e da un paio di colleghi, credo, il sistema, la volontà coalizionale è una volontà che vedo riproposta. Quindi base proporzionalistica perché quella c'è.
con un'attenzione alla governabilità da raggiungere attraverso un elemento diciamo di rafforzamento della volontà coalizionale. E poi abbiamo tutti quanti detto una parola chiave, la scelta dal basso, la scelta fatta dalla gente, non fatta dai capi bastone. Ci saremmo tenuti Porcellum. Il Porcellum aveva una sua logica con le liste bloccate, una logica che preveda solo il capo lista che passa a gratis, mentre gli altri no, è una logica che introduce un elemento dissonante e un elemento che non ci sta da un punto di vista del sistema. Quindi lavorare su questo percorso tendente ad evitare che ci sia una scelta dall'alto. Infine, e su questo mi pare che tutti quanti abbiamo declinato la nostra adesione, una omogeneizzazione delle soglie, perché è un po' bislacco un sistema che proponga alla Camera una soglia, al Senato un'altra. Non vi dico quello che io avevo anche ritenuto essere la cosa necessaria, e vale a dire l'omogeneizzazione dell'elettorato attivo tra Camera e Senato, perché poi altrimenti si arrabbia Matteo Renzi dice che io voglio allungare la legislatura 2019-2020, quindi mi taccio su quella cosa. Grazie a tutti i colleghi, grazie agli amici giornalisti. Grazie. A 25 anni, ma 25. No, ma 18. Sì, soprattutto quelli sono belle ragazze.